Non fa sostanzialmente nessuna differenza perché alcune delle misure come quella delle mascherine all'aperto erano state già introdotte nelle zone bianche, quindi credo che ci sia l'unica differenza sensibile, quella che dentro i ristoranti si sta in quattro a tavola invece che con un numero maggiore, quindi tavoli più piccoli e con meno persone a tavola, però nella sostanza non, non cambia praticamente nulla. Sulla vaccinazione io rinnovo l'invito a vaccinarsi e a farlo tutti quanti perché anche oggi abbiamo fatto la consueta nostra analisi sull'impatto nelle terapie intensive in particolare e il 78% delle persone che occupano le terapie intensive in Abruzzo non sono vaccinate. Questo è un numero molto importante che io voglio ripetere perché deve far riflettere il problema di chi non si vaccina non è semplicemente che fanno del male a se stessi perché nel caso in cui vengono contagiati hanno una probabilità molto ma molto più elevata, 10, 15, 20 volte di più delle persone vaccinate di poter avere conseguenze gravi e quindi di finire in terapia intensiva. Ma finendo in terapia intensiva sottraggono posti letto, sottraggono personale, sottraggono gli anestesisti e i rianimatori a tutta l'altra popolazione, a tutto il resto della popolazione. È vero che è relativamente meno pericolosa eh, la Omicron della variante Delta, ma provocando un numero molto maggiore di persone che si ammalano, anche se la percentuale di quelli che finiscono in terapia intensiva è più bassa, ed ha provocato quello che sta accadendo: appunto, più, più del raddoppio delle, dei posti letto occupati. È un trend che ancora continua a crescere e le previsioni ci danno almeno altre due settimane di questo, di questo trend prima di attendersi una discesa che noi speriamo altrettanto rapida come la, la salita come sta accadendo in Sudafrica e in Gran Bretagna però insomma questo poi lo scopriremo con l'esperienza che faremo. Io ho chiesto anche al Ministro Gelmini e Speranza cioè, di smetterla di fare tamponi a raffica sulle persone asintomatiche perché oggettivamente questo sistema non regge più in tutta Italia, tutte le regioni sono come dire, disperate perché è impossibile fare un tracciamento quando i casi sono milioni e le persone da tracciare sarebbero nel giro di una settimana praticamente tutta la popolazione. Ci stiamo concentrando sullo screening per gli studenti per riaprire il 10 nella maggiore sicurezza possibile, cercando di far emergere al setaccio tutti i casi positivi che possono emergere con uno screening con i tamponi antigenici.